colpa. Ieri mio papà mi ha lasciato il suo furgone da guidare. Ma no, cioè, che cosa c'è? Il cambio, c'era il videocamera, non c'era niente. Vabbè, ascolta, la maggior parte dei veicoli si vendevano cambio manuale diesel, adesso c'è un po' di evoluzione, diglielo papi. Diciamoglielo. Abbiamo i cambi automatici, abbiamo i motori diesel di varie potenze, abbiamo la trazione anteriore, abbiamo la trazione posteriore, sui mezzi più piccoli che sono agilissimi da andare in città, con segni veloci come Caddy, abbiamo anche il motore benzina. C'è tutto. Tutto quello di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno tu, qualsiasi cosa noi ce l'abbiamo. E poi sono veicoli che sono veramente belli da guidare con tutti i comfort. Se vuoi la retrocamera che non ci vedi, ce l'abbiamo. Per fare un viaggio, ci vuoi puntare la velocità, la CC, ce l'abbiamo. Fare a LED, ce l'abbiamo. Tutto. Trasformati, messi lì su misura per... E tra l'altro ti dico una cosa. Volkswagen è così sicura dei veicoli che fa che addirittura in tutti i veicoli tu hai compreso al listino 5 anni di garanzia, quindi no problem, imprevisti, 5 anni di manutenzione ordinaria, anche lì tagliando già compreso, e non hai imprevisto che si fa la domanda, oddio quanto devo spendere, non ce l'hai perché è comunque compreso. Quindi ne vale la pena. Assolutamente sì, anche perché sull'officina siamo abbastanza attenti anche a tentare di non avere appuntamenti molto lunghi, fermo del veicolo, è importante che sia nel più breve tempo possibile per chi lavora, è importante avere un servizio adeguato. Mi è rimasto impresso il caso del panettiere, il funghetto. Quello è stato un caso bello perché lui aveva un problema di consegnare il pane caldo e quando arrivava gli si creava questa condensa sulla lamiera interna e gocciolando rovinava il prodotto che doveva andare a consegnare. Quindi gli ho semplicemente detto che mettevamo sui suoi veicoli, in questo caso erano dei crafter, un funghetto che aspira fuori questa condensa, questo calore per non rovinare le merci. Crafter è un veicolo che ha una gamma molto molto completa, quindi parliamo di furgoni in tre passi, abbiamo i telai dove si fanno delle trasformazioni anche molto piacevoli e complicate. E il classico furgone, le lunghezze sono quelle che puoi mettere dai 4 ai 6 pallet. Il cliente che può trasportare delle merci un po' spigolose, pesanti, che rovinano spesso le carrozzerie quando vanno in giro con i furgoni che vedi che hanno i gibolli da dentro che escono, quello si può evitare semplicemente mettendo dei rivestimenti, sia il pianale che i laterali, a secondo di cosa trasportano, possono essere in polipropilene oppure in mandorlato alluminio molto resistente ai colpi. Mentre i trasformati sui telai, si possono fare addirittura le pedane elettroidrauliche, si possono fare scaffalature interne. Ah, pure quelli. Assolutamente. Molto utili. Quando arrivano che hanno tutte le scatolette in giro e non sanno dove è la roba, gli fai una bella scaffalatura. Così trovano subito. Cassettino, c'è la tua vite, le tue ranelle, le trappole, i caricatori. Ne puoi mettere. Organizzato, quindi. Organizzatissimo, ordinato e soprattutto. Non hai anche i rumori quando viaggi, il ping che ti sbatte la roba, quindi ci sono veramente delle soluzioni interessanti. Basta capire l'esigenza del cliente, anche sui caddy che sono più piccoli ci sono tantissime cose che si possono fare senza diventare matti, proprio piacevoli per lavorare bene. Ok, quindi la cosa principale è che tu devi riuscire a fare un'analisi del... Sì. Dei bisogni. Analisi dei bisogni fondamentali. Quindi magari ti faccio delle domande sulla fiscalità, tipo di acconti, ti posso proporre un finanziamento anziché un leasing, che oggi è quello che va un po' più per la maggiore, dove puoi scegliere tranquillamente l'acconto, durata, e poi avendo il 3.0 che è un leasing dove ti dà la possibilità di avere una rata contenuta. Quindi si può magari comprare qualcosa in più avendo una rata veramente contenuta. Tutto.